Nel Consiglio Comunale si parla ancora e soprattutto ci sono ancora delle tensioni legate a quello che è successo nella prima giornata. Fino alle 2 di notte si è discusso, si è parlato di un ostruzionismo del centrodestra che è stato ripagato dalla maggioranza, dal sindaco, anche con delle foto scattate ironiche. Ecco, qual è il punto della situazione? Ma io vorrei rimettere un po' la palla al centro e dire che i nostri emendamenti non hanno un fine ostruzionistico, ma hanno un fine per far ragionare e per far ravvedere la Giunta e tutto il Consiglio di centrosinistra, perché noi siamo favorevoli sul voto della delibera, perché noi riteniamo che c'è un'emergenza loculi a Pescara e quindi deve esserci l'ampliamento. Noi stiamo facendo invece la nostra battaglia sacrosanta e legittima affinché vengano applicate delle tariffe più eque e anche in linea con quello che accade nelle altre città italiane. Non chiediamo nulla di più e non riusciamo a capire, a capacitarci come il centrosinistra in maniera imperterrita non voglia accogliere le nostre istanze quando loro per definizione dicono che sono vicino agli ultimi, vicino alle famiglie bisognose, ma probabilmente per loro è solo uno spot e poi quando la vanno a declinare sul territorio e nella realtà dicono esattamente il contrario. Quindi la nostra è una battaglia solo per cercare di far sì che chi, la famiglia che oggi perde un caro, vada a pagare una tariffa per la sepoltura in linea con quello che accade in Italia o a prezzi ridotti. Si parla davvero di un rincaro ingente? Un rincaro ingente, oggi c'è la possibilità di ridurre, peraltro si va verso questa direzione un po' in tutte le amministrazioni, quello di cercare di ridurre il costo dei servizi. Qui invece non c'è assolutamente una volontà per farlo, quindi non è una battaglia di una parte politica. A noi piacerebbe questa battaglia se la intestasse l'intero Consiglio Comunale e dando una prova positiva nei confronti della cittadinanza che oggi già deve fronteggiare un pagamento delle imposte esplosivo. Infatti io ho detto che questa è un'aggiunta del record per le tasse elevate che hanno imposto ai cittadini di Pescara.